Allora, ciao, ciao. Notizia bomba con l'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025. Un matrimonio che non sa da fare, nel senso che sembrava doveva essere celebrato negli ultimi 10 anni almeno 3 volte, poi non si è mai concretizzato niente, soprattutto in fasi in cui Lewis era in rinnovo di contratto con la Mercedes, quasi che le voci di un interessamento Ferrari servissero per smuovere la Mercedes. Così sembrava anche nell'ultima occasione, l'ultimo rinnovo di contratto di Hamilton con la Mercedes. Ne abbiamo parlato tanto prima che arrivasse l'annuncio dell'interesse di Ferrari, della voglia di Ferrari, della voglia di Vasseur di portare Lewis Hamilton in Ferrari. Ricordando che Vasseur è colui che ha di fatto non salvato, perché si è salvato alla grande da solo Lewis Hamilton, ma ha aiutato la carriera di Hamilton come quella di tanti altri piloti. Quando Hamilton fece una stagione uscendo dall'Inghilterra difficile, non riuscì a mettere in mostra tutto il suo talento e in quel momento McLaren sembrava decisa a toglierlo dal proprio programma giovani. Allora fu Vasseur a prenderselo nella sua squadra, a vincere tutto e diede il là poi al percorso che Lewis Hamilton ha fatto con la McLaren allora motorizzata Mercedes e successivamente con la casa madre Mercedes. Si pensava che a questo punto Hamilton potesse diventare il testimonial a vita per Mercedes, però nella vita ci sono quelle cose che vanno fatte, che devi fare, che sai che tu, per quello che sei, per quello che rappresenti, devi fare. E una di queste cose era diventare pilota della Ferrari. Quindi probabilmente tutti pensavano che fosse un sogno svanito ormai con quel rinnovo con Mercedes per 2 anni. A suo tempo ne parlammo dicendo io sapevo che fosse un 1 più 1, con clausola a favore di Lewis, proprio per tenersi aperta l'opportunità di valutare un passaggio in Ferrari. Dall'altra parte mi dicevano: no, no, è un due secco, due secco, due secco, non ha possibilità di uscita, non potrà mai arrivare in Ferrari. Invece, lavorando sotto silenzio, solo il giorno prima dell'annuncio ufficiale è arrivata l'indiscrezione, è uscita la notizia. E quindi lo stringato comunicato dell'ufficializzazione di Hamilton è stata anticipata. Questa anticipazione ha fatto sì anche che la quotazione Ferrari abbia di fatto dato l'opportunità di pagare un numero di Hamilton illimitato, visto i 5 billion, 5 miliardi guadagnati col titolo in borsa dalla Ferrari, anche o soprattutto grazie all'annuncio dei risultati dell'ultimo trimestre, che sono per Ferrari eccezionali. Questo annuncio ha tanto qualche premessa: Leclerc, quando ha firmato a vita praticamente per la Ferrari, sapeva già di Hamilton e ne è, credo, contento perché è un pilota che stima tantissimo. Hanno anche tante cose in comune. Banalmente, suonano entrambi il piano. Banalmente, sono entrambi appassionati di moda. Banalmente, entrambi vivono a Monaco. Banalmente, entrambi, ma un po' come tutti i piloti, ma soprattutto loro, gli piace andare in giro e girare con macchine splendide. Quindi, punti di attrazione ce ne sono tanti tra i due. Andremo ad analizzare i pro e i contro. Pro, tanto un pilota in Ferrari oltre i 40 non vince dagli anni 50. Fangio, Farina, Taruffi. È un pilota nell'era recente che ha guidato la Ferrari oltre i 40. Abbiamo Mario Andretti che fu richiamato nell'82 e arrivò terzo a Monza. Però qui parliamo di, forse andiamo oltre al discorso del pilota.
andiamo in un'operazione molto più suggestiva. Quello che dicevo è Hamilton è uno di quelli che doveva vestire di rosso. Era il destino di Ayrton Senna se non ci fosse stata Imola nel 1994, se non ci fosse stato l'ultima curva, quell'ultima curva di Ayrton. È il destino un po' dei grandi, tutti consapevoli di aver fatto grandissime cose, ma una consacrazione reale poi te lo dà il passaggio, quello lì vestito di rosso. Ci sono dei campioni del mondo più conosciuti per quello che hanno fatto vestiti di rosso che non magari per il campionato vinto con un'altra scuderia. Ci sono piloti che non hanno vinto mondiali, ci sono piloti, Jean Alesi ha vinto un gran premio, eppure nel cuore assoluto dei tifosi, non solo italiani, ma della Formula 1 in generale. Ci sono, insomma, lo diceva di recente Robert Kubica, in Formula 1 vinci, ovviamente, vinci i mondiali e sei famoso, vinci corri per la Ferrari e vale non quanto ovviamente vince un mondiale, ma vale per un pilota una consacrazione, vincere per correre per la Ferrari. Poi se riesce anche a vincere, che è quello che ci ha anche dichiarato di recente Leclerc, riportandogli la frase di Kubica, dice speriamo di essere uno di quelli che mette insieme le due cose. Quindi Hamilton era destino, era scritto, o era necessario, è necessario, è una bellissima, grandissima storia per tutti questa. Dove arriverà, quello ce lo dirà il tempo. Necessario per la Ferrari, Ferrari per recuperare quell'appeal che forse ha perso negli anni, l'appeal nei confronti di ingegneri o di persone che si andavano a cercare. Boh, toc toc, viene a Maranello, non lo so, toc toc, viene a Maranello, dai, abbiamo Lewis Hamilton. Proviamo a fargli vincere l'ottavo titolo, sempre che non lo vinca in questo 2024 con la Mercedes. Già, sì. I pro ci sono, ce ne sono tanti. Contro, proviamo a fare i contro. Contro l'età, dicevo prima, di quarantenni nell'era moderna che hanno vinto in Formula 1 in generale e con la Ferrari, non ce ne sono. Però Alonso, ma lo stesso Hamilton con l'ultima stagione, dimostrano che la carta d'identità oggi conta relativamente. Pro il fatto di dare più appeal alla Ferrari, pro il fatto che arriva uno con una mentalità super vincente. Questo non è sinonimo poi di successo, perché abbiamo visto anche gli ultimi 2 anni della Mercedes o gli anni della McLaren, dove lui però era più giovane, quando era in difficoltà. Però vuol dire anche portare più carica nell'ambiente. Ci dicevano ad esempio in Alfa Tauri che quando è arrivato Ricciardo, insomma, fare i briefing o stare nel garage era molto più eccitante che senza nulla togliere al pilota che non star lì quando c'era De Vries. E porta esperienza. Esperienza arriverà nel 2025, un anno di transizione con la preparazione delle monoposto con i nuovi regolamenti del 2026. Quindi porterà tanto Lewis Hamilton. E però ha anche un ottimo rapporto con Leclerc. Contro rapporto con Leclerc. Allora, a meno che uno dei due non smarchi il primo titolo o l'ottavo titolo nel 2024, arriveremo a avere una coppia dal 2025 con 7 volte campione del mondo e 0 titoli dall'altra parte, con la voglia di conquistare un titolo e la voglia di prendere l'ottavo. Poi non so se è pro o contro, decidetelo voi, se Hamilton arriva a fare l'ottavo battendo Schumacher vestito di rosso. È sicuramente un pro se ci arriverà a quest'ottavo conquistarlo vestito di rosso. È un contro che va a battere il re Schumacher. Però vabbè. Con Leclerc, quindi, a un certo punto, cosa favorire? Il primo o l'ottavo? Ma sarebbe un pro, perché vorrebbe dire che la Ferrari è tornata sopra gli altri. Quindi è un'operazione assolutamente eccezionale. Eccezionale per Lewis, Sir, che arriva alla corte di Maranello, la storia della Formula 1 che si incrocia, si incontra, pilota che ha vinto più di tutti, pilota che ha più pole di tutti, che si incontra con la scuderia che ha vinto più di tutti, che
con più pole di tutti e con più storia di tutti, perché è presente fin dal 1950, l'unica sempre presente in Formula 1. È una storia, secondo me, eccezionale. Il giovane, che comunque va su con gli anni, perché siamo a 26 con Leclerc, e il vecchio che debutterà il suo primo Gran Premio con Ferrari lo farà a 40 anni e 3 mesi. Il vecchio che aiuta il giovane? Formula 1 non lo so. I due che saranno in simbiosi? Sì. È un film già visto? Sì. Con chi? Senna Prost. Prost il campione, Senna arriva, però Prost era già lì, Senna arriva e diventa campione. Una volta tutti e due campioni si sono scontrati, anche fisicamente. Però ribadisco, quello sarebbe un pro, perché vorrebbe dire che la Ferrari tornerà ad essere a dei livelli eccezionali. Tutto questo mette non in ombra, ma rende per certi versi eccitante il 2024, perché c'è questa attesa anche per il 2025 già subito. Particolare perché avremo dei piloti che correranno sapendo di andare via. Hamilton, pensiamo alla Mercedes competitiva, pensiamo a delle strategie. Chi andrà a favorire, Russell o Hamilton? O magari Mercedes vuole, se sarà competitiva a tutti i costi, far sì che l'ottavo titolo arrivi guidando la Mercedes. Poi abbiamo dall'altra parte ovviamente Carlos Sainz. Carlos Sainz in questo momento è quello nella situazione peggiore perché si vede chiusa la sua carriera in Ferrari a finire nel 2024. Opportunità ne ha tante, ovviamente se ne parla da sempre quella di Audi, anche se Audi poi bisogna vedere, seppur c'è questo forte legame del papà, ha vinto anche la quarta Dakar, bisogna vedere quanto arriverà competitiva. Audi vuole avere il pilota già in Sauber nel 2025. C'è alla finestra la Aston Martin, c'è la stessa McLaren che potrebbe essere interessata, la stessa Red Bull. Ne parlavamo in tempi non sospetti che forse il pilota che Red Bull potrebbe prendere, che è già stato ad un buon rapporto con Max in Toro Rosso, sarebbe proprio Carlos Sainz. E sarebbe un bel colpo a quel punto per Carlos se riuscisse ad andare in Red Bull, dove nessuno vuole andare, lo dimostra anche il prolungamento di Norris con la McLaren di fianco a Max. Lui che c'è già stato, magari accetta la sfida, anche perché se a un certo punto tu vuoi vincere, devi accettare di confrontarti, se vuoi la macchina del momento migliore, devi accettare di confrontarti col pilota che la guida meglio. Però il problema andare là è sapere che là c'è una famiglia Verstappen, sostanzialmente la Max Bull. Devi trovarti il tuo spazio, ma ecco, uno dei pochi che potrebbe riuscirci potrebbe essere Carlos Sainz. Però sarà da questo punto di vista un anno molto particolare. Con Leclerc che ha preso i titoli di capitano, i gradi di capitano, perché ha questo prolungamento che lo porterà a stare in Ferrari più stagioni di Schumacher, ma non a livello di Schumacher, adesso non sono dice è come Schumacher, prima che no. Non sto dicendo è come Schumacher, sto dicendo che farà più stagioni di Schumacher in Ferrari. Certo è che il bilancio, spero per lui e per la Ferrari, possa avvicinarsi, anche se da lontano, basterebbe un titolo, due titoli, a quello di Schumacher che è stato imperiale, no? Con le sue, con i suoi cinque mondiali piloti consecutivi guidando la Ferrari. Però tutto ciò è veramente eccitante, c'è l'acquolina in bocca. 21, 22, 23 febbraio live su Sky Sport racconteremo i test e ce ne sarà da dire, ovviamente. Però concentriamoci anche sul 2024 sperando di vedere avversari della Red Bull competitivi. È un gran bel colpo, è un gran bel colpo per la storia della Formula 1, abbiamo parlato anche con gli inglesi, Jenson Button, stavo parlando con Jenson Button, è eccitatissimo, dice è una cosa micidiale, fantastica. A suo tempo parlavo con il papà di Lewis, Anthony, stavamo giocando a ping pong in Ungheria, perché lì mettono un tavolo a ping pong e stavamo giocando, poi chiacchierando, gli faccio, ma Lewis arriverà mai in Ferrari? Però 5-6 anni fa, e lui mi disse, guarda, abbiamo iniziato la carriera in Italia, sicuramente Lewis vorrebbe chiuderla in Italia vestito di rosso.
solo quei campioni lì che non possono non fare quel passaggio lì. Dove porterà lo scopriremo. Lo scopriremo insieme, però nel bene o nel male, perché so che ci sono molti contrari a questa decisione, a questa scelta, nel bene o nel male, però è qualcosa di grande, di molto grande.